Paolo Bruno Ezequiel Dybala nasce a Laguna Larga, in Argentina, nella provincia di Córdoba, il 15 novembre 1993. È un calciatore con cittadinanza italiana, attaccante della Juventus, di cui è vice capitano, e della nazionale argentina. Io sono Luca Toselli e tifo Juventus. Oggi voglio raccontarvi Paolo Dybala, secondo me. Soprannominato La Joya, cioè il gioiello, inizia la sua carriera nelle giovanili dell'Istituto Atletico Central di Córdoba. Dopo 8 anni nelle giovanili riesce a esordire da titolare, in prima squadra, nella gara vinta per 2-0 contro l'Huracán. Il 13 agosto 2011 inizia ufficialmente la carriera di Paolo Dybala nel calcio dei grandi. Dopo soli 7 giorni ecco il primo gol tra i professionisti, all'età di 17 anni, 9 mesi e 5 giorni. La prima stagione di Paolo si conclude con 38 presenze e 17 reti, nella Primera B Nacional, l'equivalente argentina della nostra Serie B. Il 28 aprile 2012 viene acquistato ufficialmente dal Palermo del presidente Zamparini per 12 milioni di euro. Rosanero ovviamente come questa maglia della Juventus, che richiama anche il Palermo, l'altra squadra di Paolo Dybala. L'argentino, anche oggi, è l'acquisto più oneroso del club rosanero. Per darvi un'idea, alla seconda posizione troviamo Andrea Caracciolo, acquistato dal Brescia nella stagione 2005-2006 per 9 milioni di euro. La fiducia nelle qualità di Dybala era altissima e col senno di poi in Sicilia ci hanno visto lungo. In Argentina aveva giocato con la maglia numero 9, che verrà riproposta anche nella sua prima avventura italiana. Difficile vedere una mezza punta fantasiosa come Paolo con il 9 sulla schiena, soprattutto pensando al 10 che oggi veste alla Juventus. A causa di alcune problematiche legate all'acquisto del suo cartellino è costretto a saltare la prima giornata della Serie A 2012-2013. L'esordio avverrà la settimana successiva, nella sconfitta per 3-0 contro la Lazio, entrando in campo al posto di Fabrizio Miccoli. Già questo poteva sembrare un segno del destino, perché a Palermo Miccoli aveva la maglia numero 10 e ovviamente Miccoli ha vestito anche la maglia della Juventus. Paolo non sarà subito titolare agli occhi di Giuseppe Sannino prima e Giampiero Gasperini poi. Storicamente la buonanima di Zamparini veniva identificata come presidente mangia allenatori. Il Gasp diverrà allenatore già dalla quarta giornata di Serie A. Al suo fianco ci sarà il fidato vice Ivan Juric. La stagione infatti parte male, malissimo. La prima vittoria arriverà soltanto il 30 settembre 2012, 4-1 in casa contro il Chievo Verona. La prima da titolare per Dybala sarà circa addirittura un mese dopo, il 21 ottobre 2012, 0-0 casalingo contro il Toro. Per il primo gol dobbiamo attendere addirittura l'11 di novembre. Dybala, alla seconda gara da titolare, trova una doppietta che stenderà la Sampdoria al Barbera, 2-0 e prime joie italiane. La prima stagione di Dybala si conclude con la retrocessione del Palermo in Serie B. Per Paolo un bottino avaro, 27 presenze e soltanto 3 reti. Ecco, questo secondo me è l'ennesimo esempio di come sia necessario un progetto e un processo di crescita per i giovani che per la prima volta vengono a giocare in Serie A. Ad oggi Dybala è l'undicesimo marcatore all time della storia della Juventus, ma la sua prima stagione nel calcio italiano dei grandi è stata problematica. Il Palermo retrocede in Serie B nonostante 4 esoneri. Dopo Gasperini troviamo Alberto Malesani, che verrà allontanato nuovamente per il Gasp, che verrà esonerato per tornare al Sannino con cui avevamo iniziato la stagione. Eppure quel Palermo aveva tantissima qualità oltre ai Dybala e ai Miccoli già citati. Abel Hernandez, Franco Vasquez, Ciccio Brienza, Jasmine Kurtic e addirittura Josip Ilicic. La stagione 2013-2014 nel campionato cadetto aiuterà Paolo a crescere tantissimo come calciatore. In panchina inizialmente troverà Gennaro Ivan Gattuso. Per la Serie B abbiamo un vero e proprio top team, confermati Dybala, Vasquez, Hernandez, il portiere Sorrentino ed ecco aggiungersi anche un giovane Andrea Belotti. Il primo gol in Serie B arriverà il 1 marzo 2014, nella vittoria per 2-1 contro il Bari, alla 27esima giornata di campionato. Paolo era tornato in campo in quell'occasione dopo un infortunio rimediato a novembre 2013. Il 3 maggio invece il Palermo viene nuovamente promosso in Serie A. Il tecnico, neanche a dirlo, non è Gattuso, esonerato a settembre, bensì Beppe Iacchini. Dybala concluderà la sua seconda stagione italiana con 28 presenze e 5 gol. Beppe Iacchini verrà confermato in panchina, dove, udite udite, rimarrà per tutto l'anno. Il ritorno in Serie A per Dybala e per il Palermo è positivo. Addirittura la squadra si posizionerà al termine della stagione all'11° posto. Salvezza acquisita e tranquilla. Dybala sarà super protagonista insieme a Franco Vasquez. I due formeranno una coppia straordinaria per il rosanero. Già il 2 novembre 2014 Paolo riesce a pareggiare il suo record di reti in Serie A, grazie al gol in Milan-Palermo 0-2. Il 2 maggio 2015 addirittura capitano della squadra per la prima volta. La sua ultima gara in rosanero arriva alla penultima giornata di campionato, in casa, contro la Fiorentina. Dybala riceverà una standing ovation straordinaria per quella che è stata la sua stagione corrente e per tutte e tre quelle disputate a Palermo. La sua seconda stagione in Serie A si conclude con un ottimo bottino, 34 partite e 13 reti.
Il Picciriddu, però, come veniva soprannominato in Sicilia, è ora pronto per una nuova grande avventura. Mi fermo solo per un secondo. Questi video sono molto complicati da realizzare, richiedono tempo e impegno. Se ti sta piacendo la storia di Paolo, ti chiedo di lasciare un like, un'iscrizione al canale e anche un commento. YouTube in questo modo potrebbe consigliare il video ad altre persone e potrebbe far apparire nella tua home altri Luca Racconta. Anzi, ne approfitto per chiederti quale sarà la prossima storia che vorrai ascoltare proprio qui sul canale. Grazie mille. Torniamo al video perché ora inizia la storia in tinte bianconere. Nel giugno del 2015, mentre la Juventus è impegnata a preparare la finale di Champions League contro il Barcellona, ecco l'annuncio. Paulo Dybala viene acquistato per 32 milioni di euro, più 8 di bonus, contratto quinquennale fino al 30 giugno del 2018. Carlitos Tevez, trascinatore della Juventus nelle ultime due stagioni, decide di tornare in patria, al Boca Juniors. La dirigenza bianconera decide per un cambio radicale, fuori un campione affermato che ha vinto tutto, dentro un giovane talento esploso nell'ultima stagione. L'investimento è molto alto, perché la Juventus, campione d'Italia delle ultime quattro annate, solitamente spende la metà per il cartellino di un calciatore. Per la sua prima stagione a Torino, decide di vestire la maglia numero 21. Il 9 in questo caso era occupato da Alvaro Morata. L'8 agosto 2015, all'esordio, nella vittoria in Supercoppa Italiana contro la Lazio, ecco il primo gol di Dybala, su assist di Paul Pogba con i nuovi colori. E ovviamente il primo trofeo. In quella partita segnerà pure Mario Mandzukic, centravanti acquistato nella stessa sessione di mercato e proveniente dall'Atletico Madrid. Il primo gol in Serie A con la Juve arriverà il 30 agosto nella sconfitta, ahimè, per 2-1 contro la Roma. Il 15 settembre invece ecco l'esordio in Champions League contro il Manchester City. In realtà Massimiliano Allegri non lo utilizzerà subito da titolare, lasciandolo spesso e volentieri fuori dalla formazione iniziale. Il modus operandi di Allegri è chiaro nei confronti dei giocatori giovani che per il primo anno arrivano alla Juventus. Serve tempo per capire come gestire la pressione. La stagione però avrà una partenza davvero terribile. Dopo 10 gare di Serie A, la Juventus è undicesima in classifica, con ben 11 punti di ritardo dalla vetta. La finale di Champions, giocata qualche mese prima, sembra un lontano ricordo. La squadra è stata completamente rivoluzionata dalla sessione di mercato e i tanti problemi fisici si stanno facendo sentire. Allegri decide di tornare al 3-5-2, con il quale Conte all'epoca aveva costruito un piccolo impero. Paolo finalmente è titolare e con le sue giocate aiuta la Juve a risalire la classifica, posizionandosi addirittura a meno 2, al secondo posto, vicinissimo al Napoli campione d'inverno. Il sorpasso agli azzurri avverrà il 13 febbraio 2016, quando il gol di Zaza al minuto 88 deciderà lo scontro diretto disputato allo Juventus Stadium. La Juventus arriverà ad inanellare il maggior numero di vittorie consecutive in campionato, ben 15 tra la giornata 11 e quella 25. Non solo, il ritorno alla BBBC permetterà alla Juventus di stabilire un record di imbattibilità legato al portiere. Buffon per ben 10 giornate e quindi 974 minuti non andrà a subire gol, record assoluto della Serie A. Soltanto Belotti, ex compagno di Dybala al Palermo, fu in grado di rompere l'incantesimo. Un calcio di rigore nel derby di Torino azzerò il conto per Gigi. La Juventus riuscì comunque a vincere per 4-1. Le buone prestazioni del 21 non si limitarono soltanto alla Serie A. Ecco i primi gol in Coppa Italia e in Champions. La rete al Bayern Monaco rimane importantissima per il match di andata degli ottavi di finale di Coppa. Un 2-2 in rimonta che lascia tutto aperto in vista del ritorno. A marzo però la Juventus viene eliminata a Monaco di Baviera, nonostante una partita giocata in maniera incredibile. La Juve trova il vantaggio con Pogba e Cuadrado, con addirittura un terzo gol di Morata che viene annullato per un fuorigioco quantomeno discutibile. Il Bayern Monaco di Pep Guardiola non molla e accorcia le distanze con Robert Lewandowski al minuto 73. All'ultimo respiro, un errore di gestione del pallone di Patrice Evra costerà alla Juventus il pareggio. Il Bayern Monaco la strapperà poi ai supplementari, dove la Juve cade per 4-2. Impresa sfiorata per Max Allegri, ma non per Paolo, che non era disponibile per quella specifica partita. Dopo l'eliminazione della Coppa, ecco l'allungo in classifica. A Firenze, il 24 aprile, il gol scudetto di Morata e il rigore, parato da Gigi Buffon, regaleranno a Paolo Dybala il suo primo tricolore. Sia a livello statistico, sia a livello giornalistico, ci troviamo di fronte a una vera e propria impresa. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo e quella punizione di Sansone, dalla decima giornata in poi, 25 partite, di cui 24 vittorie. Una stagione legend, eccolo che arriva
Daria, leggendaria, piena di record e di soddisfazioni personali. Un racconto epico che possiamo raccontare oggi grazie anche alle gesta di Paulo Dybala, che chiuderà la stagione con 23 gol e 7 assist in 46 partite disputate. Il gol di Morata ai tempi supplementari in finale di Coppa Italia contro il Milan vale il terzo trofeo stagionale per la Juve e per Dybala. I bianconeri cedono Pogba per 100 milioni di euro circa e decidono di rifare praticamente tutta la squadra. Parte Morata, che ritorna a casa nel Real Madrid, ed ecco arrivare Gonzalo Higuaín dal Napoli, fresco vincitore della classifica cannonieri di Serie A. Un record ancora imbattuto a cui si è avvicinato soltanto Immobile per pareggiarlo. I bianconeri di Max Allegri partano alla grande in campionato, fermati soltanto da Inter e Milan, entrambi a San Siro. Proprio contro i rossoneri Paolo è costretto a uscire per infortunio, uno stiramento che lo costringerà ben 42 giorni di stop. Torna a disposizione dei compagni l'11 dicembre 2016, entrando nei minuti finali di una gara al posto di Mario Mandzukic. L'anno però si concluderà molto male per Paolo. A Doha, un suo errore decisivo dal dischetto regalerà la Supercoppa italiana, ancora una volta, al Milan. Con l'inizio del 2017 invece le cose iniziano a cambiare nel segno di Paulo Dybala. Il 22 gennaio poi arriva la svolta. Allegri cambia formazione e passa a un 4-2-3-1 super offensivo con Dybala, Mandzukic e Cuadrado alle spalle di Gonzalo Higuaín. Tra marzo e aprile Dybala sale in cattedra. Un suo gol allo scadere regalerà i 3 punti alla Juventus nella sfida in casa contro il Milan. Pochi giorni dopo in Champions League risolverà a favore della Juve la partita di ritorno degli ottavi di Champions League. 1-0 al Porto e la Juventus che stacca il pass per andare avanti. L'11 aprile 2017 ecco arrivare la consacrazione europea per Paolo. La Juventus vince per 3-0 in casa contro il Barcellona. Doppietta di Paolo Dybala e 3-0 di Giorgio Chiellini. Questo è il momento clou del giocatore argentino all'interno della storia bianconera. La larga vittoria davanti a Messi per tanti coincide con il nuovo che avanza a discapito del vecchio. Probabilmente l'errore è stato proprio qui, voler identificare Dybala come erede naturale di Messi. Per cosa poi? Per la nazionalità? Per il piede? Per la posizione in campo? I livelli sono completamente differenti, la grandezza di Leo è praticamente inarrivabile. Dybala era un buon giocatore che stava per raggiungere il suo picco massimo. Prossimo a sbocciare, a regalare soddisfazioni e gioie a noi tifosi della Juventus. Lelia Dani, anni dopo quella partita, dirà: chi non ama il mancino di Paolo Dybala ha dei problemi con i sentimenti. Frase storica e che condivido al 100%. Le giocate di Paolo sono di altissima classe, così come le sue movenze. Cercare il parallelismo tra uno dei migliori giocatori della storia del calcio come Messi o tra uno dei migliori della storia della Juventus come Del Piero, beh, è semplicemente dannoso. Dybala non è il nuovo Messi, Dybala non è il nuovo Del Piero, Dybala è Dybala, con pregi e difetti annessi. Per entrare definitivamente nella storia però serve un ultimo piccolo grande passo. Dybala trascina la Juventus in Coppa Italia e vince un'altra finale, 2-0 alla Lazio, gol di Chiellini e Dani Alves. In Serie A ecco il secondo scudetto per Paolo, il quinto consecutivo per la Juve. In Champions invece, dopo l'eliminazione di Barcellona e Monaco, ecco arrivare la finale, la seconda in 3 anni per la Juve. La prima finale europea di Paolo, pronto a sfidare il Real Madrid del grande Cristiano Ronaldo. L'esito purtroppo lo conosciamo tutti. Il 4-1 del Real a Cardiff brucia ancora oggi. Il grande rammarico di quegli anni d'oro è proprio questo: non aver alzato quel trofeo internazionale che manca dal 1996. Durante la partita Paolo non inciderà, anzi. La critica, a distanza di anni, ancora gli fa pesare quella finale giocata non al 100%, dove viene addirittura sostituito a 12 minuti dalla fine. L'annata, nonostante Cardiff, è positiva per la Juventus e per il ragazzo nato nel 1993. 2 trofei, 19 gol, 9 assist e la sensazione di poter esplodere da un momento all'altro. La volontà di Paolo, di Allegri, della Juventus e di tutti i tifosi è ancora una volta è sempre quella. Tornare nuovamente a giocare e a vincere una finale di Champions. Ma per questo servirà attendere l'inizio di una nuova stagione. Wow, eccoci qua. Abbiamo analizzato il primo anno argentino di Paolo, il suo triennio a Palermo e i primi 2 anni di Juve. Ci sono ancora ben 5 stagioni in bianconero da raccontare, ma per ora è meglio fermarsi qua. Non vorrei creare dei video troppo lunghi e pesanti, quindi delle due è meglio spezzettare tutte queste esperienze. Erano anni che non creavo un Luca racconta, ma
lo considero quasi doveroso per raccontare i 7 anni di Paolo a Torino, visto che purtroppo ci avviciniamo al saluto finale, definitivo, alla scadenza del contratto, il 30 giugno 2022. Se state aspettando con ansia la seconda parte, allora vi invito a lasciare tante condivisioni, tanti mi piace, tanti commenti, dipende anche da voi. Ovviamente la volontà è quella di portare la seconda parte, quella finale, il prima possibile. Vi è piaciuta però questa prima parte? Fatemelo sapere. Forza Juventus.